tutti ragazzi, sono Sergio Adele, benvenuti sul mio canale. Secondo quarto di finale, Brasile, Belgio. Cioè, aspetta, vediamo che ricordo, vedi ragazzi, stavo volando per tutto. Insomma, Casana Arena, domani 21, secondo pronostico, secondo quarto di finale, ragazzi, Brasile, Belgio. Giocheremo con Brasile perché il sondaggio l'ha vinto la squadra di Neymar e compagni. Record, quarta volta del Brasile nei nostri pronostici, record assoluto. La prima, abbiamo giocato sempre con Brasile perché ha sempre vinto i sondaggi. La prima ci abbiamo vinto 4-2 con la Svizzera. La seconda volta abbiamo battuto 3-1 la Serbia. La terza volta abbiamo battuto 6-5 il Messico. E questa volta contro il Belgio. La nostra fortuna, ragazzi, è che il Belgio è downgradato in difesa. Forse per i due gol del Giappone, ragazzi, hanno deciso di abbassare la difesa a 82, quindi ragazzi sarà un piccolo aiutino che FIFA ci offre. Allora, terza volta del Belgio, la prima con l'Inghilterra, contro l'Inghilterra abbiamo vinto noi usando il Belgio 1-0 con l'Inghilterra, la seconda volta abbiamo sempre col Belgio vinto col Giappone 3-2, che abbiamo dominato il pronostico. E quindi adesso, ragazzi, non mi ricordo tutte le parti della memoria, c'è bisogno di pensarci. E adesso, ragazzi, si va ad affrontare il Brasile per la prima volta col Belgio come avversario. Ah, Alisson in porta. Felipe Luiz, però ci voglio Marcelo, anche se è infortunato, però ci voglio Marcelo. Mirando 88, Silva 88. E ci voglio sempre Dani Alves. E tutti mi propongono Fagner, ma ci voglio Dani Alves. Casemiro. Coutinho. Paulinho. Sì. William, mi dispiace per Costa, Gabriel Jesus, anche se Roberto Firmino è lì, sicuramente terrà, e ragazzi Neymar 95. Parla da solo e andiamo a giocarci, ragazzi, questo secondo quarto di finale. Sarà sicuramente, ragazzi, una partita in cui dovremmo prestare molta attenzione agli avversari, più della partita scorsa, assolutamente, ragazzi. Che abbiamo stravinto con la Francia contro l'Uruguay, infatti credo sia abbastanza verosimile quel pronostico lì. Incontri tra nazionali, riserva. Però ragazzi, bisogna fare molta attenzione, molta attenzione. In questo tipo di sfide c'è un'adrenalina e una motivazione speciale. Io e Stefano Nardi. Andiamo a prendere il cellulare, ragazzi. Un saluto a tutti. Molto emozionante essere qui oggi. Sta per cominciare questo match che deve affrontarsi Brasile e Belgio. La Coppa Jules Rimet, intitolata al presidente della FIFA, che è il promotore dei mondiali, è stata assegnata definitivamente al Brasile dopo il successo nel 1970, prima nazionale. Vabbè, ragazzi, ecco il giocatore con l'ingresso in campo. 1974, e che viene assegnata ancora oggi. Fu ideato e disegnato dall'orafo e scultore italiano Silvio Gazzaniga. Vanto sicuramente per il nostro paese. Neymar, Gabriel Jesus, William, Coutinho, Paulinho, Casemiro, Marcelo, Miranda, Dani Alves, ragazzi, li ho dominati tutti. Adesso per me è dominarli per il peggio, che sarà un po' un problema. Hazard, Courtois, mi sembra avere Tonkin con Company sicuramente là alla sua sinistra, e questo è Lukaku. Particolarità quella di aver ospitato le gare del mondiale di nuoto del 2015. Quell'occasione vennero costruite due piscine all'interno del rettangolo di gioco. È una bella nuova. Io qui riconosco Pizzelli, De Bruyne col 7, prima infuocato, il 15 mi sembra Carrasco. In questo bellissimo impianto che ci ospita oggi, Brasile che scende in campo con questi 11. Optano per il 4-3-3. La formazione, ragazzi, la nostra l'avete già vista prima, con Alisson, tre pali, Alves, Silva, Miranda, Marcelo, Paulinho, Casemiro, Coutinho, William, Gabriel Jesus, Neymar, Roberto Firmino, Tyson, Augusto, Fernandinho, Filipe Luis, Marquinhos, Ederson in panchina. Vediamo i loro, ragazzi, che ovviamente non li posso sapere. Sembrano esserci troppo spazio per la tattica. Non Courtois 4-3 dalla vocazione spiccata palettina. Adebar, il Company, Vertonghen, De Bruyne, anzi Monier, De Bruyne, Pizzer, Carrasco, ecco, 15 c'è Monier, Mertens, Hazard, Lukaku davanti, Batshuayi, Hazard, il fratello, Finale, Telemann, Vermaelen, Boyata e Mignolet
in panchina, meglio le portiere di riserva del Liverpool, gioca nel Liverpool. Iniziamo ragazzi! Questo secondo quarto di finale, ragazzi, speriamo vada bene. Usura Hazard, il destro, ragazzi, due minuti, si prende quasi gol. Questo promette, questo devo dire che promette bene, no, gol. Allison, ragazzi. Partenza piuttosto in handicap. Però ci ha messo una pezza Allison e c'è la tua Ter Vaire e De Bruyne. La palla è sempre loro, De Bruyne, la palla dentro e qua ci sarà la traversa. Ragazzi, ci stanno massacrando. Per Mertens, palo un'altra volta. Allison, finalmente, a parà. Coutinho. Jesus, palo. Ragazzi, terzo legno in 5 minuti. Coutinho, Casemiro, Paulinho. Da fuori, Courtois, bravo Courtois. Ragazzi, passare Courtois sarà un grossissimo problema. E va dall'angolo al volo, la palla va fuori, non è finita. Jesus, 1-0, 18esimo ragazzi. Siamo stati più concreti del Belgio davanti. Perché? Abbiamo tirato meno, anche se comunque siamo stati vicini anche noi, però ragazzi, a differenza loro, abbiamo, diciamo, tagliato la testa al toro e abbiamo segnato subito, ragazzi. Però questo non significa che la partita sia finita qui. Aspetto una reazione degli avversari, come dice Stefano Nava, ve lo anticipo. Gabriel Jesus, ragazzi, 18esimo, 1-0. Attenzione a Neymar li brucia tutti, Neymar si deve girare, Neymar, para Courtois e poi interviene Vertonghen. Vediamo sul fondo del cross, bravo Courtois. Coutinho la rimette dentro, Casemiro, niente da fare. Paulinho, troppo debole per Courtois. Parata che si mangia a colazione sta qua il portiere del Chelsea. Bravo il cross, bravissimo ragazzi, Miranda. Ottavo Silva, non ho ben capito chi a mettere fuori questa palla in angolo. Mettiamoci anche Neymar in area. C'è una Mertens, bravissimo Coutinho, ha segnato un gol. Paulinho, in contropiede non va. Paulinho da fuori, ho visto in porta. Ah, ha vinto l'angolo, vabbè. No, ha premuto male, vabbè, la palla è tornata a lui. Non può essere fuori gioco. William al cross, troppo debole. Casemiro, non sai quanto era Juventus, quindi non può da fuori. E l'azione è sfumata. Hanno metri a disposizione. L'extra time sarà di 2 minuti. Minuti recupero, non prendiamo gol adesso, ci ammazzerebbe, bravo, insomma. Ragazzi, che sofferenza, chi c'è soffrire fino all'ultimo minuto, Lukaku, De Bruyne, fuori, meno male. Oddio ragazzi, che sudata. 1-0, gol di Gabriel Jesus, tanto per cambiare, Firmino Jesus. Ti riporta comunque 5 a te per noi, tiri 7 a 6 per noi. Finalmente ragazzi, da non meritato passa a strameritato. Per tiri in porta in più, risultato comunque di un gol di vantaggio. C'è un Hazard, attenzione al buco, questo buco in difesa. Attenzione, tiro! Mertenzo Hazard, non ho ben capito chi è. Forse no, la sbagliata. Hazard non è neanche fallo, incredibile. Ragazzi, l'invia Alisson proprio anche contro la Serbia non è azzeccato. Attenzione a Gabriel Jesus! Che dribbling dell'attaccante del City! 54esimo, 2-0. Finalmente, ragazzi, finalmente.
Gabriel Jesus dribbling tra difesa del Belgio e giro. Anzi, neanche a giro, proprio di potenza assoluta. Segna 2-0, doppietta. Tentativo del Brasile. Una pallina metto perché Jesus 3-0, 3-0 tripletta di Gabriel Jesus. Impreziosita da questi tre gol. Tripletta di Griezmann, tripletta di Jesus. E si fa e si va verso, ragazzi, tutte le partite uguali a questo punto. Non mi stupirei se arrivasse anche il quarto. Abbiamo rischiato, perché abbiamo rischiato veramente tanto. Però per la gioia di Tite siamo sopra, ragazzi. Vado al momento di fare un cambietto, perché se no, se stancano, concediamo entrata ad Augusto per Paulinho e di Felipe Luis per Maianda. Tanto, ragazzi, va bene così, va bene così. C'è il boato, come sentite, del pubblico. Eccoli qui, evidentemente soddisfatto della prestazione di questo giocatore. Palla al piede, la palla dentro, bravo. Guadagna metri, cerca il sostegno dei compagni. Ferreira Carrasco. Era Carrasco, testa! Courtois trapassa la rete. Più o meno, sbaglia il posto di Lindio, bravo. Attenzione Hazard, libero. Mertens, gol del Belgio. Da solo, da solissimo, ragazzi. Immaginavo, ragazzi, che un po' il Belgio l'avesse fatto. Vabbè, 3-1, rende la sconfitta meno amara. Comunque, ragazzi, adesso che non voglio buffare, ma che rimonti il Belgio la vedo. No, meno niente addirittura, anche Mertens, meno niente. Che rimonti la vedo dura, quindi, diciamo, si va su un pronostico un po' più realistico. Però comunque c'è da fare molta attenzione, perché fare 3-2 ci mettono veramente. De Bruyne, Lukaku, sempre a palla loro. Bravo, Augusto. Coutinho. Neymar murato. Tira respinto dal difensore. Non la salva, calcio d'angolo, aspettavo. La palla, facciamo mettere anche Fernandinho per Coutinho. E praticamente tutti i centrocampisti sono stati sostituiti. Abbiamo la difesa a tranza, quindi non c'è nessuna palla dentro. E tra un po' si fa gol con Thiago Silva. A parte, non sarebbe stato gol perché c'è stato un vantaggio, quindi sarebbe stato un fallo ipotetico. Attenzione, fallo di Gabriel Jesus, bravo. Fallo tattico. Sarà il cartellino che sarà? Penso giallo. Rosso per Gabriel Jesus. Dispiace perché macchina la prestazione con la tripletta, ragazzi. Niente male, però adesso c'è da difendere e Gabriel Jesus è la cosa più inutile della squadra. Anche se c'è questo contropiede con Neymar, contro Courtois, Neymar, traversa, colpo di testa, niente da fare, Paulinho, dentro Willian, 4-1, Neymar, Willian, 4-1, sbagliato un gol abbastanza clamoroso, però le mette dentro, come l'ha fatto? Ha alzato la gambina e accompagnata la palla, rege. Ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Gamba che trapassa l'altra gamba, ovviamente. Ovvio, mi sembra ovvio. E 4-1 anche in 10. Non si molla. William 4-1. Adesso sì che la partita va in un risultato piuttosto assurdo. De Bruyne, tiro gol. Kick off glitch. 87esimo. 4-2, adesso, ragazzi, si va davvero nell'assurdo. Ci saranno da recuperare 3 minuti, come mostra. 3 minuti di recupero, ragazzi, non credo siano sufficienti, ovviamente, a Belgio per recuperare. Poi per fare il terzo, sì. Quindi Hazard. Almeno levatela, ecco, poi testa, rimessa al fondo. Stavolta, Alisson, per favore, battimela lunga. La batte lunga, la palla comunque torna al Belgio. C'è tempo per l'ultima azione. No, non c'è, perché col fallo, ragazzi, chiudiamo qua, 4-2, Belgio, Brasile-Belgio. Non c'è la consegna del pallone, perché è stato espulso, la Jesus, quindi, ragazzi, non c'è neanche la consegna del pallone. Strana, stranissima questa cosa, il giocatore
Nuova acquisita di FIFA, il giocatore infatti vede, viene espulso e poi non viene consegnato, anche se comunque in realtà viene consegnato, ma a parte il fatto che non sia mai successo una cosa del genere. Quindi ragazzi, io vi saluto, ci si vede domani. Domani, Svezia, Inghilterra e Russia... Russia... Devo pensare, Svezia, Inghilterra... E Russia... Non mi ricordo, ragazzi, ce l'ho contato. E comunque la Russia, domani. Croazia, Russia-Croazia. Vabbè, insomma, votazione William 9,6, perché non gli hanno dato 10 a Gabriel Jesus, che ha dato 9,4 per... A causa dell'espulsione, ti riporta 11 a 6 per il Brasile, tiri 13 a 12 per il Brasile. E vi saluto, ci vediamo come detto domani, e statemi bene, ragazzi, niente. Ciao a tutti, statemi bene. Parte 2. A domani. Lasciate like e iscrivetevi. Ciao a tutti.